A sfilare in città con una gerbera bianca puntata al petto, non solo le famiglie delle vittime, ma una comunità intera tornata a immergersi in un rito collettivo per non dimenticare. Francesca Romanelli. Non vede quanta gente, la gente non vuol dimenticare queste cose, non devono mai più capitare. Bologna si rimette in cammino. A 41 anni dalla strage del 2 agosto si riappropria di un momento condiviso. Il corteo dal centro storico alla stazione, stringendosi alle famiglie delle vittime per continuare a chiedere verità e giustizia. Io ero qua il giorno dell'attentato, mio figlio era piccolino e quella mattina mi chiese: andiamo a vedere i treni? E io ho detto: no, dai, ci andiamo dopo. È diventata questa cosa qui, dopo 40 anni che la facciamo, non solo un ricordare, ma anche un ritrovarsi fra gente che ha tutti lo stesso obiettivo. Dopo le limitazioni dello scorso anno dovute alla pandemia, si torna a sfilare. Chi ricorda tutto e chi conserva nel cuore un racconto. Mi ricordo il silenzio che c'era sotto al portico mentre passava il 37 con il carico di salme. Miei per poco sono passati per quella stazione, io ero appena nato e quindi non so, una cosa che non posso farne a meno come bolognese. La città è una moltitudine, un unico grande fiume di passi che non si possono fermare, guidati da 85 sanpietrini della memoria, 85 con le vite spezzate dalla bomba neofascista. Nel piazzale della stazione la commozione si fa braccio collettivo, lì dove le lancette segnano per sempre le 10:25, l'ora di quella ferita che Bologna da più di 40 anni continua a ricordare. Io ero piccolina quando è successo e sentivo le ambulanze e da allora siamo sempre venuti. Apre sempre molto il cuore vedere la partecipazione di Bologna. E la memoria della strage è ancora vivissima in chi fu testimone diretto di quei drammatici momenti come i primi soccorritori. Anna Maria Cremonini. Riuscì a attraversare entrando da più o meno dove siamo entrati adesso. E cosa vide? Vetri dappertutto, confusione, macerie. E quando entra in stazione Stefano Badiali risente lo stesso silenzio spettrale. È la prima immagine dei suoi ricordi. Uno strano, rumoroso silenzio, animato da passi concitati, sassi spostati. Il 2 agosto 1980 era un giovane medico, passeggiava per il centro di Bologna. Tutti improvvisamente cominciarono a parlarne. Sai cosa è successo in stazione? Quando arrivò non ebbe neppure il tempo di pensare. Mi portarono questa barella con questa persona sopra che purtroppo era evidentemente già deceduta. Da allora si impegnò perché a Bologna nascesse il 118. Nei giorni successivi accolse i parenti che all'ospedale maggiore cercavano i propri cari. Mi ricordo questi due signori, anziani, sardi, vestiti di scuro, che cercavano una bimba e una ragazza. E li ho accompagnati io in camera mortuaria, una camera mortuaria piena di salme su uno di questi tavoli, questa bimba, per lì. Erano i nonni di Angela Fresu, che aveva 3 anni, il 2 agosto 1980. Per 25 anni Stefano Badiali non è riuscito a partecipare alle commemorazioni della strage. Anche Claudio Deserti e Stefano Sighinolfi, vigili del fuoco, furono tra i primi a intervenire. Prima l'incredulità, lo sgomento, poi il dovere, e cominciarono a scavare con le mani. Quel provvedimento lì c'era di cercare il più possibile delle vite umane che fossero ancora vive da poter salvare. Claudio e Stefano guardano l'autobus 37 entrare in stazione. Quel 2 agosto servì per trasportare i corpi. Ricordare strazia al cuore, ma dimenticare non si può, non si vuole, non si deve. Sono morti per che cosa? Per gente che non ha una coscienza, non c'ha un cuore, non c'ha niente.